3, 2, 1, via! Fate un applauso! Guardate, questa è la torta della Giorgia! No! Ma che cos'è? Oh, no, Giorgia! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Salvo e all'appello manca la piccola Giorgina perché è prestissimo e ancora sta dormendo. Oggi è un giorno particolare, speciale, perché festeggiamo il suo compleanno e vogliamo riprendere tutta la sua giornata di festa partendo dal suo risveglio. E per il suo risveglio abbiamo preparato una super sorpresa. A questo punto non ci resta che andare a svegliare e vedere tutti insieme la prima sorpresa che gli abbiamo preparato e vedere soprattutto che faccia farà. Venite con me. Giorgina! Buongiorno! Ehi! Auguri, Giorgina! Grazie. Buongiorno! Allora, come va? Bene. Come ci si sente più grandi? Molto bene. Molto bene. Allora, ma lo diciamo ai nostri amici quanti anni compie oggi? Sì. Quanti? Sette anni! Senti un po', Giorgia, io e la mamma ti abbiamo preparato già una prima sorpresa. Quindi io direi di mettersi la vestaglia e scendere giù perché la sorpresa è giù. Ok, me la metto subito. Perfetto. Ma io non te lo voglio. Allora, Giorgia? Pronti? Te ci vedi? No. Giorgia, al mio tre, ti togli la benda e ti guardi intorno. Ok. Sei pronta? 3, 2, 1, via! Guardate ragazzi, abbiamo la casa piena piena di palloncini. Wow, è bellissimo! Mamma, bellissima! Wow! Grazie, grazie! Auguri amore, questa è una delle prime tante sorprese della giornata, Ma guarda, guarda Giorgia, ma abbiamo riempito la casa per te, piena piena di palloncini. Vai laggiù, guarda quanto ce ne sono laggiù Giorgio, guarda! Oh, su. Oh. Babbo, poi tutti è troppo bellissimo. Cioè, abbiamo una casa tutta colorata. Hai visto? Però questo qui è il mio palloncino preferito. Vediamo, su. Oh, oppala! Sì! Aiuto! È bellissimo! È la mia bella festa di sempre. Grazie, Babbo! Sì! Salvo, dimmi. C'è un problema. Quale? Giorgio è scomparsa. Sì, che scomparsa. Di sicuro sta giocando a nascondino in mezzo a tutti questi palloncini. Andiamola a cercare. Prova di là. Di là? Vai, vai, vai te, vai. Uno, due, tre. No, non c'è neanche lì. Ah, trovata. Trovata. Ma respirava sotto questi palloncini? Sì. Ragazzi, continuate a seguirci perché questa qui era solo la prima sorpresa. Ora Giorgia si va a cambiare e andremo alla sua festa di compleanno. Vogliamo dire ai nostri amici che tema di festa hai scelto? No, devono continuare a vedere il video. Oh, ok, allora ragazzi, Giorgia si va a cambiare e andiamo subito alla sua festa. Ragazzi, io già mi sono cambiato, sono già pronto per la festa. Ma voglio andare insieme a voi a spiare che cosa stanno combinando quelle due, perché si sono cambiate. Quindi sono curioso di vedere i loro outfit. Vediamo. Oh, beccate! Qui c'è la mamma, ma com'è elegante la mamma! E poi facciamo vedere. L'ho festeggiata! Vediamo. No, guarda qua! Dimmi che cosa indosserai oggi per la tua festa, vediamo! Vestito arcobaleno con gli stivali neri. Ok. Poi la racchettina di pelle. Bellissima. E stavo vedendo che la mamma ti stava truccando. Sì, ma non sei piccola. C'è anche il rossetto. Ma scusa, ma non sei piccola per truccarti? No, diciamo che oggi possiamo fare un'eccezione. Allora finiamo perché mi sa che ci stanno aspettando alla festa. A dopo! Giorgina?
ci siamo quasi. Guardate, è tesa come una corda di violino, Giorgia, guardate. Giorgia, sei pronta? Ti stanno aspettando su, eh? Andiamo? Vai, corri, corri! Guarda chi c'è! Ben trovata! A te sei la festeggiata! Oh, ben arrivata! Sei fortunata! Oh, ma che patata! Oh, che abbraccio! Allora, Giorgia, come ti sembra? Molto bello, è bellissimo! Guarda qua, guarda qua! No! Non ci credo! Ma ora ti faccio vedere una cosa molto speciale, vieni qua, vieni qua! Vieni, vieni, vieni! Guarda cosa c'è qui! Guardate, questa è la torta della Giorgia! Bellissima! E ora non ci resta che aspettare tutti gli amici per fare festa! Sì! Aspettiamo, mi sa che già qualcuno è arrivato! Allora ragazzi, guardate, c'è la Giorgia che è impegnatissima con il servizio fotografico, ve lo faccio vedere! Wow, ma guarda quanto è bella! Allora ragazzi, è già partita l'animazione, i bambini si stanno divertendo tantissimo e il cappellaio matto sta facendo uno spettacolo di magia! Sono 7 anni? Sì! Ed è la regina di cuori? Fate un applauso! Nel frattempo ragazzi è partito l'attività del trucca bimbi e vediamo, andiamo a spiare Giorgia che cosa si sta facendo. Ciao Veronica. Ciao. Allora Giorgia, che cosa stai facendo? Un unicorno. Rock. Sì. Sono proprio curioso di vedere dove e come verrà. Che dite ragazzi, verrà bene? Questo è un unicorno rock. Mamma mia. Allora ragazzi, scrivete nei commenti se questo trucco vi piace. Ragazzi, qui il cappellaio matto sta facendo diventare matti tutti i bambini. Adesso lo vedremo. Metterò la musica magica e voi dovrete saltare. Vediamo il bambino che salterà più in alto di tutti. Mamma mia, dove vai? No, no, a me no! A me, io no! Io salto il pasto! No, 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 non salto! No, no, io no! Io no, no, no! Aspetta, perché lui è stato tutto fermo! Mamma, come sta andando? Sono quanti soldi! Io estraggo il mio colore e lei deve mettere la mano contemporaneamente al colore che ha qui sul tavolo, va bene? Uno, due, tre, vidimi, vidimi, boom! Sì! Uno, due, tre! Wow! Giorgio, ma allora ti stai divertendo? Esatto. Che cosa hai fatto? Dici cosa hai fatto fino adesso? Hai ballato e poi, se non sbaglio, hai fatto anche una challenge? Che non è che hai vinto sempre però, Qualche volta, però battevo tutti con la bottiglia. Ah sì? Ma io vedo qui vicino a me, ora lo facciamo vedere, che è arrivata un'altra youtuber, un'altra amica tua che viene da lontano per la tua festa. La facciamo vedere? Uno, due, tre, ed eccola! Ciao Sofì, come stai? Benissimo. Ti stai divertendo a questa festa di Giorgia? Tantissimo. Oh, guarda che c'è da fare un sacco di cose. Si gioca e dopo balliamo anche la baby dance. Sì. Ragazzi, il cappellaio matto ha rapito ormai la Giorgina. Gli sta facendo un sacco di giochi e adesso, se non sbaglio, stanno facendo un trucco di magia. Andiamo a vedere. Tappatevi le orecchie. Tappatevi le orecchie, ragà. Ma come ha fatto? Aspetta. Ancora più pericoloso, bambini, ancora più pericoloso. Come fa?
attenzione. Adesso lei estrarrà. Ragazzi, ma come fa? Giorgia, mi sa che ti sei disegnata qualcosa nella mano. Mi fai vedere, per favore? No. Fammi vedere. Che cosa hai disegnato sulla mano? Che c'è scritto? Edo. E chi è Edo? Il mio fidanzato. Hai fidanzato qui alla festa? Sì, babbo. Sì? Fammelo vedere, andiamo, fammelo vedere. Fammelo vedere, vieni qui, fammelo vedere. Guarda Giorgia. Ragazzi, è arrivato il momento del soffio della candelina. Sei pronta Giorgia? Ragazzi, guardate chi c'ho qui. Lo stregatto. Chi conosce la canzone di tanti auguri? E allora ragazzi, è arrivato il momento dei regali! Che cos'è Giorgia? Chi te l'ha regalato questo? Vediamo chi... Oh, la Rosalina! Ciao Rosalina! Vai, chi te l'ha regalato? Vediamo se c'è scritto chi te l'ha regalato. Federico. Grazie Federico. Scarta la carta! Cos'è? Un braccialetto! Come si dice? Grazie Federico! Chi l'ha regalato questo? La nostra cuginetta Viola! Ciao Viola! No! Ma che cos'è? Un Nerf! Ma questo non è un Nerf, è un fucile! No! Ma qui è... Wow! Questo di chi è? Tanti auguri, Giorgia, da parte? Michele e Cinzia. Che cos'è? No! Un laboratorio. Di? Vabbè, non vedi subito. Di trucchi? Oh, però oggi non mi trucchi, Non pensare di truccarmi, Questo di chi è? Di chi è questo? Sofì e Ile. Grazie, Sofì. Che cos'è? No! Ma è un qualcosa che puoi usare per portare a scuola? Sì. Bellissimo! Vai, prossimo regalo, qual è Giorgia? Di chi è questo? Di chi è questo? Di Brain, il tuo amico di classe. Va a scuola con te? In classe? Il mercatino di Barbie! Il mercatino di Barbie! Grazie Brain! Mamma mia Giorgio, ma quanti regali hai ricevuto? Grazie Tea. Vediamo che cos'è. Ma è bellissimo questo puzzle, Giorgia. Dovete sapere che Giorgia ama i puzzle. Vai, ancora uno. Vai, te lo accompagno. Vai, vieni, vieni, prendi. Olè. No. No, ma che cos'è? Ti aiuto! Una valigetta! C'è una valigetta! Vediamo! Oh, no, Giorgia! No! Un corda! Come si dice Giorgia? Grazie! Ragazzi, purtroppo siamo ritornati a casa, la festa è finita e siamo veramente stanchi, perché da questa mattina che stiamo festeggiando e abbiamo fatto un sacco di cose come avete visto, ma adesso devo chiedere a Giorgia se la festa gli è piaciuta. Giorgia!
No, ragazzi, l'ho persa di nuovo in mezzo a questi palloncini. Oh. Giorgia, ma che ci fai lì? Divertivo. Ah, ti divertivi a non farti vedere da me? E allora vieni qua, Giorgia. Dimmi un po', raccontaci un po' la tua esperienza in questa festa. Se ti sei divertita, non sei divertita, che cosa hai combinato? Raccontaci un po'. Allora, intanto mi sono divertita un sacco con il mio fidanzato. Questa cosa del fidanzato, poi dopo le riprese ne parliamo io e te. Poi... avete ballato? Di molto, di molto. Poi abbiamo mangiato la torta. Anzi, prima di aver mangiato la torta abbiamo fatto la baby dance, abbiamo fatto la discoteca. Poi ho chiesto anche al cappellaio matto. Sì. Se metteva i Maneskin. E te l'ha messo? Sì. Avete ballato? Sì. Poi a un certo punto ti ho visto per circa mezz'ora scartare solo regali. Sì. Se non sbaglio. Vediamo qui. Oh, sono tutti qui, ragazzi, guardate. Ha ricevuto libri. Poi che cosa? Questa qui. Io e te dopo ci sfidiamo. Una neffe. No. Quindi, Giorgio, se io ti faccio una domanda, quanto ti sei divertita? Io rispondo... un sacchissimo! Ragazzi, anche oggi abbiamo terminato un altro video. Vi abbiamo fatto vedere dal risveglio della Giorgia fino al taglio della torta e lo scatto dei regali. Ragazzi, a voi vi è piaciuta la mia festa? E voi, ragazzi, alla vostra festa di compleanno, cosa avete fatto? Scrivetelo nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like! Attivate la campanella di aggiornamenti e se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale! E io e la Giorgina festeggiata vi salutiamo con un grande... wow! Giorgia, c'è un problema? Che c'è? Ora bisogna scoppiare tutti questi palloncini! Sì! No!